Benvenuti e bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Guardate qui, oggi andiamo a parlare di puffy volle. Mi avete fatto tante domande riguardo questo filato e quindi oggi voglio spiegarvi un po' la differenza tra quello un pochettino più fine, che è questo, vedete il gomitolo sulla destra, e il filato un pochettino più spesso, che diciamo che è il puffy volle ordinario, che è un pochettino appunto più grosso, più grossolano. E oggi andiamo a vedere bene tutte le differenze, perché ho visto che vi siete un po' interessati a questo filato, vedete. E ho notato che avete ancora dei dubbi e quindi ho fatto questo video per mostrarvi le vere differenze in modo che possiate scegliere quello che più preferite in base a conoscendo, diciamo, le caratteristiche di uno e anche dell'altro. Partiamo col dire che di base questi filati che io chiamo appunto puffy volle, ma vengono scritti puffy volle, che sarebbe una lana puffosa, no? Una lana bella morbida. Sono innovativi filati a loop, quindi a asole, della Alice, quindi Alice è il nome del brand. Si tratta di un nuovo tipo di filato con anelli preformati. È il primo filato loop, diciamo, al mondo, inventato appunto e brevettato da Alice. Il filato più fine, quindi Alice Puffy Fine Color, quindi fine, è diciamo la dicitura che ci indica qual è il filato un pochettino più fine, è composto da 100% poliestere, 100 grammi come leggete sull'etichetta e 14 metri di filato. Mentre l'Alice Puffy, diciamo basic, no? L'originale è sempre 100% micropoliestere, ipoallergenico sempre, e il peso è di 100 grammi, ma la lunghezza è di ovviamente 9 metri, perché essendo più spesso, chiaramente deve compensare in lunghezza. Vi faccio vedere, vedete, proprio la differenza di spessore. Chiaramente questo non è altro che un filo, un filato unico, che ora vi faccio vedere proprio comparato uno vicino all'altro. Tagliamo un pezzo e taglio gli anelli e viene cucito a zigzag in pratica. Quindi guardate qua, vi basterà, se volete poi vi avanza un pezzo e lo volete avere come un filato normale, no? Quindi senza anelli, senza grossi problemi, vi basterà tagliarlo in questa maniera. Guardate. Vedete, tagliate gli anelli e il filato tornerà normale perché chiaramente sono solo cuciti insieme in modo da formare tanti anelli. Questo è il filato un pochettino più spesso e ora vi faccio vedere quello un pochettino più fine. Poi andiamo a vedere anche l'effetto che hanno. Chiaramente io ho scelto questi colori, ma potete trovarne un'infinità sui vari siti. Forse iniziano a venderli anche in merceria, quindi anche poi se potete dare modo di guadagnare gli small business. Vi consiglio di farlo, ma su internet, nel caso in cui non abbiate una, diciamo, una merceria di fiducia o non abbiate modo di passarci, ne troverete molti altri. I colori sono veramente un'infinità, sia tinta unita, dalle più svariate tonalità, accese, meno accese, neutre, pastello, a questi come quelli che state vedendo qui che sfumano, quindi sono gradienti. Entrambi i filati hanno un aspetto scamosciato. Il fine color è un filato un pochettino più sottile che è perfetto se volete capire quale scegliere, è perfetto per modelli un po' più dettagliati, diciamo, mettiamola così. Ma entrambi sono ideali per lavorare a maglia, maglioni, cardigan, sciarpe, berretti, borse, play con vari motivi, copricuscini e tantissimo altro ancora. Entrambi rendono il lavoro a maglia super semplice, super facile, non c'è bisogno di uncinetto, di ferri, quindi anche chi non sa lavorare a maglia può realizzare bellissimi progetti con questo filato, quindi si tratta anche di bambini, magari mentre voi lavorate a uncinetto, i vostri bambini, amici, bambini di amici, nipotini e quant'altro possono unirsi a voi, potete passare del tempo insieme, voi utilizzate uncinetto o insomma ferri che siano e mentre loro possono realizzare questi lavori a mano, smanettare un po'. Stesso discorso vale magari per i più anziani, quindi per il nonno, la nonna che magari sono a casa e si annoiano, non hanno neanche bisogno di tenere, diciamo, ben salde l'uncinetto, magari qualcuno ha anche un po' di dolore alle mani e quindi è proprio adatto a tutti. È morbido, dotato di anelli preformati per completare i progetti più velocemente e più facilmente, diciamo, del lavoro a maglia tradizionale.
Intanto vi sto facendo vedere come realizzare, non è tanto un tutorial su come utilizzarlo, se cercate dei tutorial su come lavorare a maglia questo tipo di filato potete iscrivervi al mio canale, troverete tantissimi video e tutorial per diverse sciarpe, scialli e tanto altro ancora, dove vi mostro appunto come lavorarli. Per ora questo è solo proprio un video di paragone tra i due. Voglio proprio farvi vedere, per chi magari non l'avesse mai visto, la differenza, o anche per chi ha visto diversi video separati, voglio farvi vedere nello stesso video quali sono le differenze, cioè anche a livello estetico. Vedete, poi lasciate perdere il colore che può piacere o non, ma questo è una vostra scelta, ma questo è proprio l'effetto di sciarpona, di sembra quasi un asciugamano, no? Quello in bello morbido e bello pieno del filato più spesso, e questo invece andiamo a vedere per il filato più fine. Addirittura potete realizzare delle coperte, no? Per una coperta di 80x80 cm avrete bisogno di circa 5 matasse di quello grosso, quindi anche una coperta può essere realizzata in poche ore perché il lavoro a maglia diventa automaticamente più veloce. È un filato perfetto, diciamo, per coperte, questo vale per entrambi, coperte, giocattoli, borse, sciarpe, fasce, vestiti per bambini e tanto altro. Chiaramente per una fascia io consiglio quello un pochettino più fine, perché vi serve avere una grana un pochettino più fine, mentre per una coperta, per finirla prima, diciamo che consiglio quello più spesso. Quindi chiaramente dovete fare questo tipo di ragionamento in base alla lavorazione che andate a portare, diciamo, a termine. È facile da gestire comunque come filato, quindi essendo poliestere innanzitutto è ipoallergenico, quindi ottimo per la pelle, e poi è lavabile in lavatrice a 30 gradi, ovviamente tutte queste informazioni le trovate sull'etichetta, chiaramente non bisogna usare la candeggina, si può lavare a secco, a lavatrice, a mano, non c'è necessità di stirarlo, quindi diciamo che è molto interessante. Eccoci qua. Ovviamente ci sono diverse tipologie, io vi faccio vedere solo quella più fine e quella più grossa. Quella più grossa, se non sbaglio, andrei anche a controllare, è una classificazione 6, ovvero ingombrante, quindi inteso come un filato bello spesso. Un altro punto molto piacevole è che è talmente quasi vellutata, no? Appunto da questo effetto stile asciugamano, perché è talmente morbida che è facile da annodare, diciamo, con le dita, no? Da infilare. Quindi vi ripeto, anche chi ha problemi un po', io vi porto l'esperienza di mia nonna che non lavora più a maglia perché ha dolore alle dita a causa comunque l'età, e riesce tranquillamente a usare questo tipo di filato perché non serve uno sforzo effettivo, è molto morbida e magari con un po' a rilento si riesce tranquillamente a lavorare. Chiaramente vi arriva in sotto forma di gomitolo e si tratta semplicemente, come vedete dalle immagini, adesso stiamo facendo questa prova, questo test con quello più fine, si tratta di avere questi anelli della stessa dimensione, prefabbricati, quindi già precuciti, che vengono diciamo collegati, no? Inseriti uno dentro l'altro, collegati insieme lungo l'intera lunghezza del filo. Guardate un po' qui, questa è la differenza della stessa lavorazione con i due filati. Ovviamente con quello più fine abbiamo realizzato una sezione di lavoro molto molto più ridotta, inferiore, no? Quindi per questo motivo vi consigliavo, per chi deve realizzare un qualcosa di più dettagliato o più piccolo come una fascia per capelli, di utilizzare questa un pochettino più piccola. Poi dei gusti, dipende anche da come volete che sia l'effetto finale. Se volete una fascia per capelli di quelle per esempio che si usano in doccia quando non ci laviamo i capelli, appunto stile asciugamano, quella anche più grossa è molto comoda, anche perché ha delle decorazioni, per esempio per i coniglietti, per Pasqua, qualcosa di ci sono tanti modi interessanti. Chiaramente più il discorso, più il lavoro è complicato, più va un attimo studiato per capire come realizzare le varie forme o le varie sfumature con questo tipo di filato. La distanza tra gli occhielli è la stessa, ci tengo a darvi tutte le informazioni, magari l'avete già notato, ma almeno in modo che abbiate tutte le informazioni per fare un paragone, vedete, tra le due, guardate una sopra l'altra, sovrapposti, questa è la differenza. Non so se in camera si vede bene la differenza tra le maglie.
il fatto che la distanza tra gli occhiali sia la stessa garantisce che nessun punto venga perso o lavorato in modo, diciamo, irregolare. Quindi gli anelli vengono semplicemente infilati uno nell'altro per creare uno schema regolare senza alcun aiuto o supporto da parte di strumenti che potrebbero essere l'uncinetto, potrebbero essere i ferri. Quindi questo è un po' il lavoro finale, spero che di aver chiarito un po' i dubbi che ho trovato nei commenti. Questo video appunto l'ho fatto come risposta e come chiarimento per tutti i vari dubbi e spero di avervi convinto a acquistare questa lana. Io non ci questo tipo questo filato, io non ci guadagno niente, ma vi assicuro che è veramente un'esperienza da fare se vi piace lavorare ad uncinetto. Fatemi sapere nei commenti se vi è tutto chiaro, se avete ancora delle domande, dei dubbi. Spero che ora abbiate tutte le informazioni per poter decidere quale acquistare e quale fa il caso vostro in base anche al lavoro che dovete portare a termine. Io vi lascio, vi aspetto al prossimo video. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e lasciate un like al video. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo tutorial. Fatemi sapere nei commenti, io vi lascio con un bacio e vi auguro una buonissima serata. Ciao!